Ci troviamo in biblioteca ad Arezzo con Fabio Migliorati, ben trovato Fabio, per presentare insieme questa serie di iniziative Dialogue o Dialogue per dirla alla francese. Sei appuntamenti Fabio, da te coordinati, di che cosa si tratta? Sì, sotto l'egida della biblioteca Città di Arezzo, con la collaborazione di l'editore Maretti che si occupa prettamente d'arte e di Feltrinelli, abbiamo messo insieme un programma che continua l'esperienza del Dialogues del 2019, quello che era stato messo insieme già ad Arezzo, sempre alla Feltrinelli. In questo caso cresce sul rapporto fra l'antico e il contemporaneo. Cioè, a me è piaciuta la dimensione che fosse la biblioteca Città di Arezzo a contenere, stimolare, promuovere questa serie, con la collaborazione sì editoriale, però fosse fatto tutto da qui. Ecco, e da qui si costruisce l'indagine di presentazione di libri, in questo caso sono sei talk, oppure esperienze anche diverse che per la verità stiamo programmando. Quindi è un calendario chiuso, questo sì, ma potrebbe anche rinascere come Dialogue 23, non mettiamo limiti alla presidenza della biblioteca. Quindi sei appuntamenti dislocati su Arezzo e su Firenze, perché in questo caso la biblioteca di Arezzo va a Palazzo Strozzi, arriva fino a Palazzo Strozzi perché lì presenteremo i tre appuntamenti che hanno più a che fare con la storia dell'arte. Ad Arezzo si parla di estetica soft, insomma, quasi un'esperienza light che va dalla storia delle stelle Michelin di domani sera. Anche pop per certi aspetti. Esatto, esatto, fino al Love Advisor di Pellizzari, che assolutamente potrei definire sì, pop. Poi ci sarà un'incursione, anche qui, sulla storia dell'arte parallela, perché presenteremo sempre in maniera pop il libro Adesso parlo io di Francesco Boni. Boni, te lo ricorderai, è quello che in televisione vende l'arte da 30 anni e a me piaceva che fosse un addetto ai lavori parallelo a interpretare quello che è storiograficamente il percorso di tanti artisti moderni e contemporanei. Per cui lui dice adesso parlo io. E fa una storia, traccia una storia parallela di quelle che sono le esperienze da lui vissute negli ultimi 50 anni nel mondo dell'arte. Una storia parallela, un percorso trasversale. Per cui ad Arezzo si parla di questo. A Firenze invece rimaniamo nella traccia ordinata, sì, perché si parla di storia dell'arte da un punto di vista storiografico. Quindi presentazione del catalogo generale quinto volume di Giorgio De Chirico, di Paolo Picozza, presidente dell'archivio della Fondazione Giorgio De Chirico a Roma, e di D'Ambroso, Alberto D'Ambroso era in Fondazione Boccioni fino a poco tempo fa, adesso presenta Boccioni opere inedite a Palazzo Strozzi. E il terzo appuntamento è molto più contemporaneo, Raffaele Gavarro, mio collega, un critico contemporaneo, che traccia un'indagine sull'attualità critica e quindi esperienze molto fresche proprio di questi anni. Il ciclo fiorentino lo presenterò io con Arturo Galanzino, il presidente della Fondazione Palazzo Strozzi, che adesso ha fatto la grande mostra di Olafur Eliasson a Firenze, che è una mostra bellissima. Beh, il primo degli appuntamenti aretini è questo venerdì 25 novembre alle ore 18. Si parla di Stelle Michelin in Italia con Manfredi Niccolò Maretti. Stelle Michelin in Italia, ma ad Arezzo quante sono o quante sono state le Stelle Michelin? Beh, sinceramente ignoro il numero preciso, però ad Arezzo si mangia molto bene. Questo. Non ci sono dubbi. E soprattutto si mangia bene anche, diciamo così, nelle vallate. E questo per noi è un discorso importante, proprio perché non c'è solo un turismo cittadino, lo stavo dicendo poc'anzi, che oggi è fortunatamente in crescita, ma c'è storicamente un turismo borghigiano, lo definiva in questi termini
De Rita, il presidente storico del Censis, e addirittura questo turismo borghigiano che riguarda la provincia di Arezzo supera per capacità attrattiva quello di Siena e di Firenze. Mentre Siena e Firenze come città hanno ovviamente una maggiore capacità attrattiva di Arezzo, l'agriturismo, comunemente detto, nella provincia di Arezzo, ha una capacità attrattiva notevolissima. Quindi le stelle Michelin, che nascono proprio per dare un consiglio agli automobilisti, siamo agli inizi del secolo scorso, fine 800, inizi del secolo scorso, quando, diciamo così, si andava diffondendo il traffico sulle auto, erano le prime auto, però l'incremento è stato abbastanza rapido. Quindi l'azienda Michelin, che fabbricava storicamente pneumatici, ha pensato di fornire anche questo servizio agli automobilisti. Una stella significa che quel ristorante vale la pena di una fermata in auto. Due stelle vale la pena anche di una deviazione dal tragitto che il singolo automobilista si è posto. Tre stelle vale la pena di andare direttamente a visitare questo ristorante, perché, ecco, dal nostro punto di vista, siccome Arezzo è una città d'arte, indubbiamente, forse non favorita dalla presenza di queste città che ci attorniano e che hanno, diciamo così, un patrimonio riconosciuto in tutto il mondo, però Arezzo è una splendida città d'arte che deve essere valorizzata, in parte questo sta avvenendo. Quindi parlare di enogastronomia e parlare di stelle Michelin può essere anche un invito ai turisti a fermarsi ad Arezzo per visitarla e godere dei nostri ristoranti, che sono di livello elevato. Come vengono assegnate le stelle Michelin? Questo sinceramente lo ignoro, però so che c'è un corpo ispettivo che, perlomeno originariamente, la cosa funzionava in questi termini, ma credo che tutt'oggi abbia questo tipo di logica. C'è una sorta di corpo ispettivo di persone che cui è stato demandato il compito di valutare la qualità dei ristoranti stretti, che si presentano, pranzano, credo, e poi formulano un giudizio. Credo che lo facciano in maniera del tutto anonima. Assolutamente. L'anonimato è il cuore, diciamo così, di questo tipo di operazione, anche perché se non ci fosse l'anonimato, ovviamente vi potrebbero essere delle preparazioni ad hoc che non attestano degli standard di qualità di un ristorante. Grazie a Fabio, grazie all'ospite del primo appuntamento aretino di Dialogue, 6 appuntamenti tra Arezzo e Firenze. Grazie. Grazie.